Buonasera, benvenuti al capodanno fantasmagorico di Furociano e BB in quel di Udine. Allora, i prossimi take, che in realtà ho già girato, sono della preparazione della lasagna. Stasera, siccome noi mangiamo poco, abbiamo fatto le lasagne e il tiramisù. Il programma di stasera è lasagne, tiramisù e visione di Mars Attacks. Perché Mars Attacks? Perché sì. Perché mi sono fatta regalare dalla Cinzia. Come sentite, abbiamo la playlist EBM della serata. E comunque mi sono fatta regalare il libro di Mars Attacks con le card originali della Topps degli anni 60, fichissimo. E quindi mi è venuta voglia di rivedere il film. Quindi me lo sono comprato su Prime a 3,99 euro. E quindi adesso stasera ce lo guardiamo. Qui abbiamo inaugurato con Spritz e Maroshka. È rientrata la BB, eccola che torna, perché avevamo un ospite. Eccoci qua. Stavo facendo il primo take. Quindi adesso nei prossimi take vedete la preparazione della lasagna e poi vedrete giustamente la lasagna. Capodanno dei campioni, è il capodanno che ci piace. Che è anche aderente? Dai una grattata così, non so se... Ma va bene! Ah, mi favorisce! Momenti di vita vissuta, telespettatori, momenti di vita reale. Il roux, mamma, il roux per la besciamella, eh sì. Ma non mi sono fatta lo smalto. E vabbè, la BB cerca di capire se è ancora caldo. Troppo caldo non va bene. Ah, troppo caldo non va bene. Mi scusi, signorina, non lo sapevo. Vabbè, assemblaggio della lasagna di Capodanno. Signori, qua la bellezza. Gli oreoli, vabbè. Pubblicità occulta. Pubblicità occulta, brand che non posso nominare. A me piace un Oreo sopra. Ah, Oreo su lasagna? Ma perché no? Alternativa. No, grazie. Guardate la faccia della BB. Allora, le nostre lasagne stanno venendo bellissime, bellissime, signori. E ovviamente Spritz. Allora, telespettatori, facciamo questa, intanto vi faccio vedere le luci, va che belle, abbiamo la playlist BM, facciamo intervista di fine anno a BB, così, mentre aspettiamo la lasagna è in forno. Allora, mancano 20 minuti. Allora, cara BB, in una parola, com'è andato il 2022? Una parola? Una merda. Sono due, merda. Io avrei risposto schifoso più che merda. No, merda, no, proprio. Merda, va bene. Aspetta che tolgo la mano da davanti. Ecco, meglio così, sennò non vorrei coprire. Fai quello che vuoi. Anzi, mi metto più vicina prima che non ti si sente. Oddio. Bene. Io, sì. Vabbè, allora, bene, 2022, merda. Ma merda personale, facciamo la mossettina, personale oppure globale, cioè sai, il mondo, la guerra. A me degli altri me ne frega un cazzo. Niente, va bene, personale. Sono asociale, per cui personale, va bene. Ok, cosa ci auspichiamo per il 2023? Desideri, tre desideri. Ma mi devi preparare per questa domanda? No, cavolo, così, sul momento, via, hop, tre desideri per il 2023. L'amour, grazie. L'amour toujours. L'amour toujours, grazie. L'amour toujours. Sì, okay, l'amour uno. Toujours. Bene, due. Danè. Perché voglio fare una vacanzuola con la Flavia. Bella. Allora, traduciamo Danè perché non tutti possono capire. Soldi. Ok. L'amore anche traduciamo, sai, magari gli ignoranti.
amore. E vorrei venire un'altra volta a Milano a fare una vacanzuola. Capito? Terzo desiderio 2023, ah, sì, Milano. Detto che ma quello venuto. Puoi venire quando vuoi. Credimi, dai. Preferisco. No, no, no. Milano. Sì, ma nel senso, cioè, non è un grande desiderio, puoi venire quando vuoi. Cioè, desiderio. No, non posso venire quando voglio perché avendo il lavoro nuovo non so quando avrò le vacanze. Beh, ma anche da venerdì sera alla domenica. E tu lo metti facile, ma sai che sono lunghi i viaggi qua. Lo so, lo ben so. Oh, allora diciamo, terzo desiderio, okay. Almeno una serata dark dove si balla. Nel quello... 2023 la vorrei fare, ecco. Quello però è difficile perché se anche perché se anche vieni da me, chi ci porta? Perché io non c'ho la macchina. Quindi questo video serve per farci trovare un passaggio. Grazie. Ragazzi, mille. Chi ci porta in quel di Paderno Dugnano nel 2020? No, allora, magari nel sono 2023... tanti posti, cioè portateci uno di quelli, grazie. No, è uno. Ci sarà un altro posto? No, solo quello. Sì, quello, grazie. Quello, grazie. Ecco, appunto, va sì. Bene. Lì, va bene. Lì. Okay. Quando vengo a Milano. Va bene. Grazie. No, sì, allora, guidi tu, prendo la macchina dei miei. Ma io posso guidare all'andata, ma al ritorno non prometto niente. Eh no, che sì. Da là. Ma mamma, non per l'alcol, perché io dormo, cioè mi addormento. Sapessi io. Non ce la faccio, no? Non ce la possiamo fare. Non ho più fare. Il fisico. Non abbiamo più il fisico, quindi niente. Allora, aspetta che giro la telecamera. Sì. Ok. Allora faccio anch'io. Sì. Allora, 2022, orribile. No, merda, perché merda non mi piace come termine, proprio orribile. Orribile. Scusate. Metto la mano diversa. Vabbè, inquadro anche la BB perché così almeno se... No, di qua c'è più luce. Ti metto qua. Vieni di qua. Intanto sempre che aspettiamo la lasagna. Allora, cosa mi ha vabbè, direi posso dire anch'io l'amour ci vuole. Ma allora, non lo metto proprio nei desideri una serata, anche se vorrei farla, però come diciamo che diciamo che allora per te è più difficile perché tu venendo da fuori, io volendo forse riesco a incastrarmela con la Claudia, dai. Infatti, penso anche io. Potrei farcela. E quindi non la metto nei desideri. Vediamo allora. First, l'amour. Second, vabbè, il solito classicone. Io voglio rimanere nel mio ufficio, bella tranquilla, andare in ufficio anche tutti i giorni. Basta smart working, ma tanto non sarà così. Però vorrei, ecco, terzo desiderio, oltre a meno smart più ufficio, terzo desiderio, basta ondate, Covid, avete rotto le palle, virus di merda, avete rotto le palle, basta. Per non parlare del vaiolo delle scie. Ci manca c'è la acqua. Basta virus, basta guerra, perché anche quella ha rotto le palle. Basta aumenti, un minimo di serenity, eh? Serenity. Parola del 2023. Serenity. No, peggio, la noia. Sai, un bell'anno di noia dove non succede niente. Mi piace la noia. Sì, ma noia di quella, cioè quella, la vita standard dove non ti succede niente di mondiale. Basta. Vi facciamo vedere le lasagne appena sono pronte. Piccola postilla sull'amore. Io mi auspico di trovare il darkettone nel mio cuore. Io lo chiamo sempre così. Il darkettone nel mio cuore. È arrivata la lasagna. La Bibi sta facendo le porzioni. Metà è mia, metà è sua. Perché la sua, questa parte qua, c'ha sopra il grattugiato. E l'altra invece ha sopra la mozzarella. Quindi, adesso impiattiamo. Allora, come vedete, telespettatori, noi abbiamo il lungo tavolo da signore proprio, no? Da gente di altri tempi. Alta nobiltà. Alta nobiltà.
La BB ha assaggiato, hai già assaggiato, sì? No, no, vai. Attenzione. No, troppo scotta. Scotta a bestia. Io sì, infatti, io l'ho fatta a pezzi, così almeno guardate, cioè, che fumo sale fuori. Dai, dai, dai. Ce la fai? Un angolino. Angolino. Forse ustione? No, no, non ce la fa. No. Troppo calda. Troppo calda. Mossetta. Il giro con la mano e la forchetta va fatto bene. E anche la faccia. Convinta. La mossetta. Signori, abbiamo la borsa dell'acqua calda, la copertina. And, vabbè, adesso sta iniziando Fratelli di Crozza, ma adesso inizia una visione d'eccezione. Telespettatori, siamo qua a vedere il film di fine anno Mars Attacks. Inizia Aurora, grande cast, gran regista, grande film. Siamo ancora sveglie, abbiamo ancora il tiramisù da mangiare. Rieccoci, sono le 10:30 e per me è praticamente orario nanna, quindi adesso facciamo la pausa, tiriamo fuori il tiramisù dal frigo. È già fuori. Sì, cioè, vabbè, l'abbiamo tirata fuori adesso. Abbiamo tirato... Scusate, sta cacchio di tossetta post-covid fastidiosa. Sì, che può fa? Allora, sta facendo delle mega fettone. Adesso tiriamo fuori, facciamo pausa film, tiriamo fuori il tiramisù e aspettiamo un attimino, che sennò una botta di freddo. Che non vorrei, dopo tutto l'alcol e il cibo che abbiamo mangiato e bevuto. Adesso ci vuole questa, tiramisù. Esatto, questa è la teglia che praticamente abbiamo scofanato tutto, cioè abbiamo avanzato ben poco. Due porzioni a testa. Due porzioni a testa, infatti, abbiamo mangiato mica da ridere. E vabbè, tra un po' ci mangiamo il tiramisù. Ed è finita! Non sta cominciando, prima gioiamo che è finita! Olè! Buon fine anno! Buon anno, telespectators! Adesso ci vediamo questo prosecco, prosecco, prosecco! E poi mettiamo su un po' di musica decente, togliamo la Rai! Il TV è tremendo, mamma mia! Un po' di musica e via nanna fra 5 minuti! Ciao!